face is gray. There's a black dude named Elmo who comes in the kitchen. Chicken and burger for I stay. And at 9 o'clock, the band will start playing and the music will fill up the air. And they'll take a break every 45 minutes and the jukebox takes over. It's 1:35, that's cold upon us. It's time to settle the score. Want to bring me a tab and call me a cab? And while you're at it, bring me one more. She cleaned the last table and she cleaned out the bar. It's late and everyone's gone. Then she cock her pistol and count all their money and try the door. Questo Benja. Ciao a tutti, questa è la Clancy's Town di Toby Keith, che vi abbiamo già cantato altre volte, e oggi faremo una puntata sul bere in locali pubblici, mi pare. Sì, capito? Sì. Esatto. E però non faremo i soliti pezzi che abbiamo fatto sempre, almeno io, cioè, personalmente. Qualcuno sì, però. Qualcuno, molti pochi. Faremo un po' di pezzi nuovi che forse non conoscete. E mo che c'è? Un altro pezzo di Toby Keith che si chiama I Love This Bar. Andrea, Sa Maria, Daniele, Anna. Do un'occhiata perché l'ho appena accordata. Questi sono i nostri due unici pezzi in inglese. Sì, no, forse no. No, c'è qualcosa. No. Forse ne facciamo più secondo. Ah, fine. Sì, c'è, cioè, giusto. Senti, questo è scarico. Quest'altro da noi non si accenda, guarda un po'. Sono riuscito a sfasciarli tutti e due, dai. Esatto. Ho capito. Sono stati messi a dura prova in questi due mesi. Tipo per i accordatori. Ciao Fede, Luigi. No, tu c'è il capotasso, figurati. Se ti serve? No. Dai, tieni in braccio? No. Grazie. E sono un po' strettini, questa nuova orientamento, dai. Fighters, early birds, and all nighters.
Se poteva far meglio. Se poteva far meglio. Ma no, perché l'abbiamo fatta troppo lenta. Vabbè, il prossimo pezzo sarà. Questo era un pezzo, come dire. Questo era un pezzo facile. Questo era un pezzo facile. Però mi scoccia manco una cosa che deve funzionare. Porca porca. Cellulare. Sì, sì. Il cellulare sta là. O il mio? No. Ma questo che cos'è, scusa? Allora, questo pezzo che non avete questo mai sentito, esatto, cioè che non avete mai sentito, figo. Magari qualcuno mi fa sbattuto. Mannaggia, tu sei, stai già al limite? A sinistra? No, non voglio invertire, voglio a sinistra. Ah, meglio. Cazzo, c'hai un metro. Questo mi ricorda qualcosa. Dicevamo che questo pezzo, diciamo, è preso da una, da un pezzo del folklore russo. Non riesce a vederci perché non sappiamo perché Milano non riesce a vederci. Vabbè. E praticamente sì, è stato preso, diciamo, il ritornello riprende un pezzo della musica russa folklorica sigana. E questo pezzo è di Charles Aznavour, non vi spaventate. E parla di queste, si chiama Le Due Chitarre, quindi ci sono questi suonatori e lui è, diciamo, ha l'ubriacatura triste in questo caso, e quindi chiede a questi due chitarristi di suonare, questi due chitarristi ziani, di suonare per lui. Ovviamente c'è tutta una, datemi da bere, datemi il vino perché così mi ubriaco, insomma. E molte riflessioni sulla vita. E molte riflessioni. Amare. Che ve le risparmiamo questa no, volta? No, non ve le risparmiamo. Mo' oh, sì, dai. Quegli eleganti, sperando che non sappiano il francese. Così. Non si possono presentare così i pezzi. E neanche in russo. Ma perché ci sono pezzi in russo? Ma certo, è ritornato in russo. Davvero? Certo. Forse il francese è Spadano, secondo te, quello che cantava. Per me il francese è talmente sgreuso. Vai. Dammi tu il tempo come te lo voglio cantare. Smile and watch.
pure il russo gliela cantava. Sì, non so con quale pronuncia, però va bene. Sta dicendo cosa? Diciamo che ci abbiamo provato. Era buono. Stiamo migliorando. Oh, il prossimo pezzo invece. Anche questo, il prossimo pezzo. Vabbè, questo parla di una... la fine di una storia d'amore e dell'ultima bevuta che questi due si fanno insieme. Veramente? Eh sì. Siamo sicuri? Certo. È un pezzo di Chavela Vargas, che era una cantante del Costa Rica ma di origini messicane. Dopo è morta? Beh sì, è morta. Neanche tantissimo tempo fa. E... dice della Costa Rica. Ma nel mio zio ce ne teneva una cifra. Ah, vedi, grazie Anna. Ah! Giustamente. Sì, giustamente. Meno ma bene, sono contenta. Anna, dici che cosa abbiamo detto? No, io lo so, cioè lo so, nel senso, dovrebbe essere ancora una volta, ancora di più, insomma, dovrebbe essere questo il ritornello. Così io l'avevo trovato. In sol? In sol. No, io questa vorrei farla così. Sono sicuro che io la suono questa, sì. Okay. E digli come si intitola? Si chiama E l'ultimo trago, che è l'ultima bevuta, l'ultimo bicchiere, diciamo così. No, non parliate come sia questo pezzo. Quindi me lo canto e me lo so. No, La vita, come te lo abbiamo della via? No. Tomate sta bottiglia conmigo e nell'ultimo trago non vamos. Quiero ver a che sabe tu olvido. Di improvvisazione. Ci ho fatto tutto il liceo, l'ho fatto così. È vero? In 20 anni. Però loro non se ne sono accorti, anzi mi è piaciuto un sacco. Beh, sì. Senti, ora passiamo all'italiano, cara. Beers. Ah no, volevo fare la fine. Beers. Facciamo una canzone in italiano, non c'è bisogno, lo facciamo in italiano. Ok, va bene, quindi adesso la prossima storia è del signore che lei la lascia e lui si ubriaca. Un attimo. E in me? La vuoi? Non mi ricordo più come la chiamavamo. Sì, in me. Pezzo di Franco Califano. In me. Non è basta per te in me?
vedi come so caduto in piedi, per salvarmi dei rimedi ce n'ho più di te. Tanto sta passando lo spavento che mi dà l'isolamento di non star con te. Bene, non te do soddisfazione, devi vedermi in condizione di chi fa pietà. Moro, ma sì pure matto loro, prima o poi mi rinnamoro, prima o poi si sa. Intanto io mi embriago, perché non me ne voglio ricordare. Scendo dentro il fuoco, finché la testa mia non se ne va. Il cuore sopravvive a sto dolore, non me dà per dispiacere di parlare. Che sopravvento che ne sto a salvare. Intanto io mi embriago, perché non me ne voglio ricordare. Ma scendo dentro il fuoco, finché la testa mia non se ne va. Intanto io mi embriago, perché non me ne voglio ricordare. Scendo dentro il fuoco, finché la testa mia non se ne va. Cuore, sopravvivi a sto dolore, non mi dà per dispiacere di crollare per lei. Tanto io mi sto rendendo conto che non c'ha per sopravvento, che ne sto io mi embriago, perché non me ne voglio ricordare. Ma scendo dentro il fuoco, finché la testa mia non se ne va. Intanto io mi embriago, perché non me ne voglio ricordare. Ma scendo dentro il fuoco, finché la testa mia non se ne va. Che dice Iano? Come si chiamava? Non lo sappiamo. Non lo sappiamo. Alcol non lo so. Sì. L'energia. Anzi, ultimamente abbiamo fatto un sacco di volte. E poi riuscire a fare il post lungo in modo io dovuto spingere altro per beccarmi una battuta. Va bene, questo era un pezzo di Franco Califano. E con questo, no, abbiamo un altro pezzo. Sì. Sì. L'osteria del Bughetto. Repertorio romano. Quel buchetto
stretto, 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 quella piccola osseria, il momento dell'allegria, s'allegra chi ce l'ha, quando io la settimana e c'ho qualche paiocchetto, me ne vado in quel buchetto e quanto godo, Dio lo sa, me ne vado in quel buchetto e quanto godo, Dio lo sa. Fatemi da un bacetto al buco che ci avete sul barbozzo, credete tutta la passione mia sta in quel buchetto e quindi sto osteria. Quel buchetto stretto stretto, quella piccola osteria, il buchetto dell'allegria, sarebbe tragicela quando vivo la settimana e c'è qualche paiocchetto. Me ne vado in quel buchetto e quanto godo, Dio lo sa. Me ne vado in quel buchetto e quanto godo, Dio lo sa. Me ne vado in quel buchetto e quanto godo, Dio lo sa. Perché era una, due, tre. Sì. Come per Mary. Bambini a letto, no, qui il buchetto si intende, era nella locuzione romana di inizio secolo scorso, la bocca, perché dice ce l'ha sul barbozzo, o la tipa era molto pelosa, è la bocca, certo, che la fossetta, non ci sono le fossette, va bene. Allora, facciamo un ultimo pezzo. Che parla sempre di bere, ma in questo caso era sempre quello che conta il tempo che ha vissuto in base al numero di birre che ha bevuto. È sempre di Toby Keith. Ve la suoniamo, perché siccome oggi l'abbiamo registrata e la trovate sul nostro canale YouTube, dove se volete potete andarvi a iscrivere, dove mettiamo solo... Cioè le dirette sono le interruzioni, le stecche, invece ogni tanto quando ce la facciamo registriamo qualche pezzo, facciamo qualche video di qualche pezzo tutto bello intero sano, e li trovate lì sul canale di Made in the Attic.
bed on the moon. Percy's in his bed, you come circle round her up on a 4-inch major. Seems like yesterday. Vi diciamo buonanotte a tutti. L'ultima si chiama Beers Ago. Beers Ago di Toby Keith. Come dire years ago, anni fa, invece Beers Ago. È sempre di Toby Keith. E... dopo magari lo scriviamo. Tanto dopo scriviamo la lista. Ma no, per adesso Jacopo, ragazzi, come prima cosa va a iscriversi al nostro canale YouTube e se la ritrovi. Poi va a sentirsela come l'ha fatto Toby Keith, che la fa nettamente meglio perché c'ha la band, ma la fa... la metà da velocità, esatto. Quindi che ci vuole a fargli bene i pezzi a quella velocità? Invece noi tutto progresso. Ciao, vi auguriamo buonanotte, ciao. Grazie di averci seguito. Buona se volete, sera. A domani.